rinviata a giudizio Silvio Berlusconi per concussione e prostituzione minorile. Chiediamo al segretario generale della CGIL, Susanna Camusso, una prima opinione. Io credo che rappresenti simbolicamente per questo paese l'idea che la legge è uguale per tutti e che dal punto di vista della responsabilità politica che ovviamente ha un Presidente del Consiglio sia l'occasione in cui lui dichiara che fa un passo indietro e come ogni cittadino si sottopone al giudizio della magistratura. Io mi auguro ovviamente che sia innocente da reati così gravi e così lesivi della dignità delle ragazze, ma credo che per il bene del paese, per la sua immagine pubblica, per la serenità di tutti, debba fare un passo indietro e presentarsi in udienza. Il rinvio a giudizio di Silvio Berlusconi dovrebbe rappresentare una presa di responsabilità anche da parte di tutto il Consiglio dei Ministri? Ma io credo che, siccome la responsabilità è una cosa importante, l'unità di un paese, la sua immagine è una cosa altrettanto importante, forse chi sta nel Consiglio dei Ministri insieme al Presidente, chi sta nella sua maggioranza politica dovrebbe proporgli esattamente questo. Un passo indietro, la giustizia faccia il suo corso, il paese possa tornare a occuparsi di sé e non delle vicende delle stanze private. Da quello che si legge sulle agenzie, esiste il pericolo di code velenose? Io credo che questo sia uno dei problemi che abbiamo, perché sento riecheggiare nelle dichiarazioni di queste ore l'idea di un gigantesco conflitto istituzionale. Di nuovo di ripartire con l'idea che siamo alle persecuzioni, che siamo al conflitto con la magistratura, che siamo, ho riletto la giustizia, orologeria, tutte cose che hanno già segnato velenosamente tutti gli anni che abbiamo alle spalle, soprattutto il fatto che non si è fatto nulla per il paese e ci si è continuati a occupare dei problemi personali. Spero che non si ripeta questo spettacolo, spero che non si tiri per la giacca il Presidente della Repubblica, che invece ha manifestato saggiamente la volontà di tenere saldo il paese e il rispetto della sua Costituzione, si facciano invece quegli atti che dicono che ognuno alla fine è chiamato a una giustizia uguale per tutti.